Per ATC Informa ci troviamo oggi nella sede dell'Ambito Unico di Brescia, dove incontriamo Gian Leone Gnali, membro del comitato di gestione nominato dalla Regione Lombardia per fare il punto della situazione sulla caccia al cinghiale in selezione e imbraccata. Grazie Gian Leone per averci chiamato. Diamo subito qualche numero, visto che ormai siamo alla fine di novembre e qui i numeri sono importanti. Sì, buonasera a tutti, buonasera Beppe. Allora, i numeri sono importanti, ci eravamo visti qualche mese fa presentando appunto il piano di selezione e siamo partiti appunto al 1° di giugno, i numeri sono confortanti, abbiamo battuto 588 animali in selezione, di cui 374 nelle zone vocate. Le zone vocate sono intese quelle che si prestano anche alla caccia di braccata e hanno la conformità morfologica per far sì che venga ritenuta appunto zona idonea, e poi ci sono le zone non vocate, dove quindi ne sono stati abbattuti 214, e sono le zone appunto che non si prestano alla caccia di braccata, dove ci sono più colture e i danni sono più frequenti e più importanti, anche perché essendo appunto colture poi vanno a incidere sul fatturato delle varie aziende agricole. Di questi 588 capi, 275 sono maschi e 313 femmine. Dovremmo incrementare di più il prelievo delle femmine su disposizioni di ISPRA, perché sono ritenute poi causa del proliferare e appunto dovremmo incidere più sul discorso femmine. Purtroppo non è sempre facile, non sempre ci si riesce e come numeri che la quota da raggiungere era 400 capi come quota minima, perché a cavallo dell'inizio del piano di selezione è intervenuta una norma regionale che si chiama PRIUR, che è piano di intervento urgente, dove praticamente ha ritenuto quella che era prima la quota massima è divenuta la quota minima che dovevamo raggiungere. In più ha aperto la possibilità che le giornate di selezione da 3 passassero a 5, e come avevamo previsto noi nel nostro gestionale e nelle nostre linee interne, che doveva svolgersi un'ora prima del tramonto fino alle 23 e dalla mezzanotte fino a un'ora prima dell'alba, in questo periodo ci ha messo in condizioni di poter fare la caccia di selezione 24 ore su 24. Allora, i selettori si sono concentrati né più né meno nelle ore notturne, perché sono quelle che il cinghiale predilige all'uscita. È chiaro che offre maggior garanzia. È chiaro che per quanto riguarda la gestione e anche il controllo e la sorveglianza è diventato tutto molto più difficile, perché tenere monitorato 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana è veramente difficile. Però avete instaurato un software importante, un gestionale vostro, che vi consente di monitorare quotidianamente tutta la situazione, sia per quanto riguarda il prelievo in selezione che la braccata. Sì, abbiamo utilizzando un pochettino quelle che erano le disposizioni delle varie app che ci sono sul mercato, abbiamo creato un nostro gestionale interno che ci permette, oltre di avere sempre i dati in istantanea, ma su tutto quello che vogliamo sapere, femmine, classe di età, quante uscite, a che ora, battimenti, quanti spari fatti, lo teniamo tutto monitorato. Questo gestionale qua ci permette di vedere in maniera costante tutti i punti sparo dislocati sul territorio della TC, anche se tengo a precisare che le aree interessate sono sostanzialmente, sulle 11 zone omogenee, sono solamente 5, sono la 1, in parte la 2, la 4, la 5 e la 10, che sono le zone dove c'è più criticità. Questo gestionale ci permette di vedere appunto quanti punti sparo abbiamo sul territorio, che possono essere suddivisi in punti di foraggiamento o in punto sparo, e vengono differenziati dal colore verde e rosso. Ci permettono di vedere in quella giornata lì quali sono le uscite programmate, che vengono programmate il giorno precedente, e anche la polizia provinciale e gli organi addetti alla sorveglianza hanno a disposizione questo gestionale per poter vedere. E poi ci permette di fare una mappatura di dove sono stati fatti tutti gli abbattimenti, dove c'è più o meno concentrazione,
di selettori e evidentemente, logicamente, di animali abbattuti, perché se abbiamo più concentrazione, perché effettivamente gli animali sono... Gianleone, diamo qualche numero invece anche per la caccia imbraccata. Sì, la caccia d'imbracata, proprio sfruttando le potenzialità di questo gestionale, da quest'anno in via sperimentale, ma posso già dire che l'impressione, la prima impressione è quella che anche le squadre hanno convenuto che è molto più semplice, molto più reattivo, e anche da parte di ATC risparmio di carta, e abbiamo, posso dire che se la domenica c'è la braccata, noi lunedì mattina sappiamo già quanti capi, dove sono stati abbattuti, quasi in tempo reale. Questo ci permette anche di avere quasi in simultanea anche l'aggiornamento dei vari censimenti, perché quando sia in selezione sia in braccata compilano le schede sul gestionale, se hanno degli avvistamenti di altri, sia di cinghiali nelle varie classi o anche di altre forme di ungulati tipo il capriolo o il cervo, vengono segnate su queste schede, di modo che ci serve anche come precensimento di avere già un dato che ci permette di capire poi quanta selvaggina c'è ancora sul territorio. E è partita la caccia di braccata, che ha due varianti importanti rispetto agli anni precedenti. Uno, che sempre anche in base al normal prior, ma anche su volontà del comitato, è stato concesso alle squadre di poter cacciare anche il mercoledì. In più, un'altra cosa importante, prima i capi da battere venivano assegnati per numero a ogni singola squadra. Faccio un esempio: la Pantera dovevo ucciderne 50, la Leonessa 30, la Valle, piuttosto che. Adesso abbiamo preso il numero dato da Ispra tramite UTR dei capi da battere in zona di braccata, in caccia in braccata, e li abbiamo lasciati aperti a tutte le squadre. Questo per far sì che le squadre dove hanno più animali o hanno più persone o hanno più possibilità di uscire, se hanno animali, non debbono poi ritrovarsi nelle condizioni che succedevano negli altri anni di dover dare uno stop per aspettare poi un'ulteriore integrazione di qualche altro capo da battere, che non è mai avvenuta se non l'anno scorso, perché tramite ATC abbiamo fatto delle osservazioni a UTR e ci ha concesso degli altri numeri. Quanti sono i cinghiali previsti per la braccata quest'anno complessivamente? Allora, gli abbattimenti chiaramente. Per la braccata, che è partita il 15 di ottobre e terminerà il 15 di gennaio, perché dei 4 mesi a scelta loro, che partono dal 1 di ottobre al 31 di gennaio, loro ne possono scegliere 3. Sì. E si è deciso, un po' confrontandoci anche con le squadre, di partire al 15 di ottobre. Di partire dal 15 di ottobre, cioè terminerà il 15 di gennaio. E i capi da battere sono 500, e adesso che siamo quasi a metà del percorso, sono stati abbattuti già 312 animali. Perciò, facendo una somma così veloce totale, abbiamo prelevato 900 cinghiali. Che è un bel numero, perché... È un bel numero, ma quello che mi dà soddisfazione sia a me e sia anche al comitato, perché stiamo lavorando tutti... C'è un comitato che sta lavorando in maniera sinergica, sì, tutti, sì, insieme. Sì, perché dietro a tutta la caccia di selezione ci sono dei referenti che la seguono sul campo, referenti che sono nominati dai responsabili delle zone omogenee, i responsabili delle zone omogenee sono membri del comitato, perciò tutto poi... Quello che succede nelle varie zone, le varie criticità, vengono portate tutte in comitato. E proprio su queste informazioni che arrivano, sono stato incaricato dal comitato di presentare delle linee programmatiche che, oltre che alle varie disposizioni di legge che tutti i cacciatori di selezione e imbraccata devono conoscere, le varie normative della legge 157, sì, piuttosto, certo, che della regionale, abbiamo messo delle, chiamiamole, degli accessori per dare una mano a sistemare quelle cose che abbiamo visto che in quest'anno non hanno funzionato, e per indirizzare poi il selettore a seguire una linea che prediliga principalmente il discorso della sicurezza, perché non dimentichiamo che i selettori sono in giro di notte col visore notturno con un'arma che potenzialmente accanaliscia, potenzialmente potrebbe essere pericoloso. Sì. Alla luce di questo abbiamo avuto e siamo intervenuti su parecchie segnalazioni, perché da quest'anno, non so se vi ricordate, avevamo messo a disposizione per tutte le amministrazioni comunali e anche per le aziende agricole,
agricole e anche privati, dei moduli da compilare e da far pervenire in ATC che ci permettevano eventualmente di andare a fare sopralluogo e eventualmente l'abbattimento. Devo dire che sono arrivate parecchie segnalazioni, parecchi interventi sono stati fatti con esito positivo. Dove non si è potuto intervenire è perché ritorna in essere il discorso sicurezza. Non c'è da parte dei selettori sempre, è chiaro che l'entusiasmo, la voglia di portare a casa la preda c'è, però se non ci sono le condizioni sono i primi tramite i referenti si evita lo sparo. Che evitano di intervenire e allora a questo punto noi come ATC passiamo la segnalazione alla polizia provinciale che usa altri metodi, le reti piuttosto che le gabbie o piuttosto che anche loro abbattimenti, ma fatti con dei controllori che sono iscritti. In totale sicurezza comunque. Ecco, per quanto riguarda, diciamo che tu da appassionato, da capannista, sei diventato un esperto di cinghiali. Sì, allora diciamo che in comitato così... Un giorno è partito l'input di prendere in carico questo, specialmente la caccia di selezione, perché la caccia di braccata ha la sua maniera, ma aveva già il suo percorso. Sì, caccia di selezione era già qualche anno che si cercava di far partire e allora mi è stato dato questo incarico. Per conoscere la materia ho fatto dei corsi, mi sono confrontato con chi faceva la caccia, questo tipo di caccia, e forse il fatto proprio di essere capannista e non avere diciamo dei segnali, delle nozioni specifiche, delle cose specifiche, così ho dovuto prendere tutta la lettera, infatti organo di discussione, ha fatto anche recepire tutto quello che era la normativa della Regione Lombardia e non viaggiare sul fatto qui si fa così, ma la fanno cos'ha e così via. Perciò siamo partiti da quello che diceva la Regione Lombardia, perciò ho studiato quello che era la normativa, spiegato e trasferita poi sul campo. E devo dire che allora l'anno scorso abbiamo inciso solo in 2 o 3 mesi e avevamo battuto 112 animali. Quest'anno siamo arrivati a 588. Cioè questa situazione sta dando i frutti. Sì, diciamo che se devo dire una... Trovare una nota negativa, i capi da abbattere, avevamo 400 capi da abbattere nella zona vocata e 600 capi da abbattere nella zona non vocata. Avrei preferito una concentrazione maggiore nella zona non vocata, anche perché, come dicevo prima, è quella che presenta danni, quella che presenta criticità, sono posti dove c'è anche turismo e così via. E questo invece, un po' perché si conoscono meglio le zone di braccata, c'è stata una concentrazione più alta in queste zone. Gianleone, se sei d'accordo, noi torneremo ad incontrarti magari a fine stagione per fare un punto della situazione e capire esattamente quali i numeri poi sia dalla caccia di selezione che dalla caccia di braccata, se l'obiettivo è stato colto. Sì, volentieri. Vorrei aggiungere 2 cose che non vorrei tralasciare, perché ho nominato i referenti che stanno facendo un grosso servizio per quanto riguarda la caccia di selezione, ma oltre ai referenti abbiamo anche dei rilevatori biometrici che una volta che l'animale è battuto deve essere misurato da appunto chi ha l'accestato, perciò è a titolo gratuito e fare 588 rilevamenti non sono pochi. E devo anche dire che quando il selettore poi ha il dubbio di aver ferito l'animale, abbiamo la possibilità, chiamando in ATC, compilando dal gestionale la richiesta del cane di recuperatore da traccia, abbiamo la squadra appunto dei cani da traccia, di cui il presidente Giampaolo Gregorini, che ha dato a disposizione 4-5 persone competenti con i cani. Abbiamo avuto 24 segnalazioni di recupero animale ferito, queste qui su 24, 15 volte è stato portato a casa l'animale, che poi resta del cacciatore. Il recupero viene fatto sempre a titolo gratuito, però capisci Beppe che anche rivolto all'opinione pubblica lasciare in giro l'animale ferito assolutamente non va bene. E quando non sono stati recuperati, devo dire che non è stata trovata tante volte neanche la traccia. Perciò il cacciatore di selezione per precauzione
pensava magari di averlo sbagliato, però ha segnalato la possibilità che forse l'ha ferito, perciò piuttosto che avere il dubbio di lasciare un animale ferito, tante volte si è usciti anche facendo l'uscita a vuoto. Ricordo che la chiamata arriva alle 6:30 la mattina e il recuperatore parte alle 6 la mattina, perché sennò... Deve farsi trovare pronto. Deve farsi trovare pronto. Io ringrazio Gianleone Gnali per ATC Unico di Brescia Informa, è tutto, un grazie, al prossimo incontro.